coordinazione sia già totale del valore del lavoro. Ancora l'obbligo di ringraziare Sua Eccellenza, Monsignor Vittorio Mondello, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Colombo, che ci ha onorato della sua presenza e poi concedendo. Un grazie particolare ad un uomo speciale, un uomo comune ma con doti di straordinaria umanità, un uomo della gente, dei bisogni della gente, di quei bisogni che spesso nessuno nota, ma che pesano e sono a volte di grandi disagi. Un uomo che ha dedicato la propria vita a Dio e che ha saputo trasmettere serenità, pace e gioia, dignità a chi giornalmente ha chiesto il futuro. Questo è veramente un fatto. Senza te consentita posso affermare che l'intero paese di Melfi ha sempre identificato come benvenuto un punto di riferimento sicuro. Ha sempre riconosciuto come benvenuto una persona saggia di cui potersi fidare e nello stesso tempo un padre generoso cui chiedere sostegno nei momenti delicati. Ma la cosa che a mio giudizio non può essere sottaciuta è che negli anni dopo è venuto non è stato solamente il pastore di questa parrocchia, di Maria Santissima Madonna, bensì è stato vicino a tutta la vita. Da uomo politico, da sindaco di questa cittadina capisco la grande importanza dell'operato che lei dopo è venuto a svolgere. E per questo le dico grazie, grazie di cuore. Grazie per il bene che ha fatto, per il sostegno che ha dato, per essere stato attento a chi necessitava, a chi aveva necessità di ricevere una parola di conforto, di incoraggiamento, di speranza. Poco tempo fa leggevo che Sua Santità, Benedetto XVI, facendo sui politici, diceva che chi fa politica deve farsi amare dalla gente e deve avere un senso elevatissimo di carità che lo porti a non illudere nessuno, il tutto per il pieno recupero di un'etica, di quell'etica che deve contraddistinguere coloro che vogliono svolgere seriamente attività pubblica per il bene collettivo e devono farlo con spirito di abnegazione e grande senso di responsabilità. Lei, dove è venuto, non è un politico, ma questo agire nel senso di umanità, di altruismo, di servizio umile e gratuito è stato costantemente dentro il suo operare quotidiano. Tra poco, da qua a qualche ora, nella nostra cittadina si svolgerà la seconda edizione della Maratona dei Mille, manifestazione sportiva riservata ad atleti, tesserata della federazione, che come amministrazione abbiamo voluto patrocinare, ma soprattutto abbiamo voluto che fosse dedicata proprio a lei. Non è a caso che abbiamo fatto questo. L'abbiamo fatto perché riteniamo che la sua vita spirituale e sociale sia simile a una maratona, la gara più lunga e difficile da affrontare per chiunque. Una maratona la cui partenza risale a 50 anni addietro e si è dipanata attraverso un percorso segnato dalla provvidenza di Dio, con arrivo nelle case di tutte le famiglie che hanno avuto e che hanno bisogno di un sacerdote saggio. Grazie ancora Don Benvenuto per tutto quello che ha fatto per la gente di questo comune, per l'alta riconoscenza del suo operato rivestito nel corso degli anni. A nome mio, a nome del mio esecutivo e dell'amministrazione intera, maggioranza e minoranza, mi pregio di annunciarle che le verrà conferita da qua a breve, nella prima seduta consiliare, la cittadinanza onoraria. Da fare nell'aula consigliare avrà una seguente motivazione domani.
Premesso che il sacerdote, dopo aver venuto malato da oltre 45 anni, espleta la sua opera presso la nostra cittadina, che lo stesso ha trascorso una parte lunghissima della sua vita al servizio della comunità meritevole, dando luogo ad una storia di affetto, di fiducia, di stima reciproca ed un rapporto forte, onorato, intenso per la gente, per cui i sacerdoti fedeli hanno vissuto con tanto di destino incrociato, proprio quello che diceva poc'anzi Sua Eccellenza Monsignore. E lungo il cammino di tante, tantissime cose sono state fatte insieme, alcune hanno avuto vita breve, alcune no. Ma nonostante il lento quanto ne sarebbe la scorrere del tempo, ferri e testimonianze di servizio umile e sincero, lo è stato sempre. Il seggiatore è originario di Santo Stefano da Spremonte, giunto il 16 ottobre del 66. Il suo servizio è stato condensato di preservanza, dedizione, disponibilità, altruismo, la sua predicazione incessante. Ha fatto moltissime cose per Malara in questa cittadina. E per questo che a nome di tutti, a nome di merito, io le porgo veramente col cuore in mano un grazie. A questo punto non mi dilungo, ma il Consiglio Comunale delibererà di conferire la cittadinanza onoraria al Reverendo Sacerdote Don Benvenuto Malara, arciprete della Chiesa Maria Santissima Immacolata, per la sua figura pastorale costantemente impegnata al servizio della crescita umana e sociale di tutta la collettività meritese. Grazie a tutti. Nel 50° anniversario